Come vedete non sono più da solo, c'è un amico a farci compagnia, quindi diamo il buongiorno, mi vola la penna, a Giuseppe Vadalà. Buongiorno, presidente della Calcistica Spinella. Buongiorno. Aspetta che avviciniamo il microfono, noi siamo grezzi, no? Prova così, facciamo tutto in diretta, ma i nostri telespettatori, i nostri radioascoltatori che sono molto molto affezionati ormai lo sanno. E allora, Calcistica Spinella ha tanti progetti in serbo per i più giovani, a cominciare dal Parma School, a cominciare dai programmi che saranno tanti, perché siete innanzitutto affiliati con il Parma Calcio, questa è una cosa importantissima, di grande prestigio. Però snocciolaci tu più o meno quello che sarà il programma dei prossimi mesi. Intanto grazie a Telemerito di avermi invitato qui in questa giornata, ringrazio tutto lo staff, in primis Bruno Taverna ovviamente, e tutti i telespettatori che ci stanno, i radiospettatori che ci stanno ascoltando. Io brevemente vi dico il programma della Calcistica Spinella. Intanto vorrei fare un in bocca al lupo e un saluto speciale ai mister che oggi partono per andare a Parma e devono fare un corso di aggiornamento per 3 giorni, dove verranno studiate tutte le tematiche dei bambini dai 4 ai 12 anni, per avere un approccio sicuro sia nei campi di calcio sia a livello fisico, psicologico, e ovviamente tutto questo inerente allo sport che i ragazzini che andranno a fare, che è il calcio ovviamente. Noi con questo è il secondo anno che abbiamo l'affiliazione con il Parma Calcio, è l'unica, diciamo, scuola calcio di queste zone che è affiliata a una squadra di Serie A. È un programma importantissimo, un programma... E poi diciamo l'importanza, no? Perché sembra uno parla, siamo affiliati a una squadra di Serie A, già di per sé che di Serie A è molto importante, ma spieghiamo anche magari ai genitori, ai ragazzi che magari pensano di iscriversi e di partecipare alle vostre attività, di quanto sia rilevante avere un club che ha gli occhi puntati su Reggio Calabria e sulla sua provincia. E intanto diciamo che è importantissimo che a merito viene il Parma Calcio 5 volte l'anno, a volte anche 6, che ci tiene monitorati tutti i ragazzini, però il nostro percorso è quello soprattutto di formare i nostri mister e la società che ha preso questo approccio, questo impegno con il Parma Calcio, per lavorare in un modo diverso rispetto agli anni precedenti, un lavoro che è stato sempre fatto bene da parte della Calcistica Spinella, che quest'anno festeggia anche i 20 anni, l'annuncio prima. Auguri, noi abbiamo fatto il doppio, 40 anni di radio, ho 40 anni pure io praticamente, questo è sempre il nostro motto, abbiamo tutti 40 anni, voi in questo caso ne avete 20, la metà, 20 anni di calcio, 20 anni di giovani che si sono allenati, quest'anno con una marcia in più, perché c'è questa forte presenza del Parma. Diciamo dall'anno scorso, è stato un approccio per conoscerci con il Parma, per vedere quali sono i programmi nostri, perché le affiliazioni con le squadre serie A funzionano così: il primo anno vi danno l'affiliazione, poi loro studiano, vogliono il percorso della società. Se si rispettano i programmi e tutto quello che si è prefissato, gli obiettivi insieme a loro, l'anno dopo successivo viene data l'affiliazione, viene ridata l'affiliazione, la possibilità di affiliarsi con loro. Noi abbiamo rispettato tutti i parametri che ci eravamo prefissi l'anno passato e abbiamo avuto un report, voglio dire, che a noi ci fa onore per tutto quello che ci hanno mandato dietro. Quest'anno è un altro programma diverso, più importante rispetto al primo, perché da quest'anno si utilizzano i loro metodi e il loro modo di stare anche in campo da parte sia dei preparatori, degli istruttori e sia anche dei dirigenti, con l'approccio con le famiglie e con i bambini. Noi abbiamo... È un percorso che parte dai 4 anni dei ragazzini fino ai 18 anni, perché si parte dalla motoria dei bambini e giochini, perché a quell'età faranno ovviamente solo giochini, porteranno poi verso il calcio per farle divertire e stare in gruppo, e poi si arriva fino al percorso degli allievi. E volevo ringraziare intanto i nostri mistri che sono partiti per noi ad andare a Parma e dedicano, e li salutiamo, un grande contributo, cioè vanno a conoscere meglio un club di Serie A, portano le conoscenze qui, e quindi i nostri ragazzi, magari chissà, un giorno vedremo una nazionale italiana di calcio, tutti di Melito, San Lorenzo, di tutte queste zone qua, sarebbe fantastico da vedere. Ce lo auguriamo, e diciamo che loro domani staranno tutto il giorno sul campo, perché faranno la parte pratica sul campo insieme a tutto il settore giovanile, diciamo, dei misti giovani del Parma Calcio, e mentre domenica poi e lunedì faranno tutta la parte teorica del corso di aggiornamento, che è previsto in 2 tappe per loro lì a Parma, e 5 tappe li faranno qua insieme a quelle del Parma. Il Parma verrà a novembre, adesso sarà nei primi 15 giorni di novembre, verrà
qui a Meleto, verrà il mister Pierluigi Perrone, che è il responsabile tecnico di questo progetto, insieme a un altro mister che poi ci darà lui a tempo dovuto. Io vorrei dire soltanto un attimo il programma della prima visita del Parma che loro faranno qua. Il programma è diviso in diversi punti. Il primo è l'incontro ovviamente con la società e con il responsabile tecnico e gli allenatori. Poi c'è il programma tecnico, che è quello dell'osservazione, impostazione e sedute di allenamento, osservazione dei singoli catch con i rispettivi gruppi, intervento del catch del Parma Football School in campo, poi salute ai bambini e poi alla fine di tutta questa giornata il direttore tecnico insieme agli allenatori e insieme ai tecnici del Parma faranno un'altra discussione che in pratica funziona, si discute tutto quello che è stato fatto sul campo e si farà un aggiornamento e gli obiettivi che si programmano per il mese successivo quando loro ritorneranno, perché questa è la prima e in tutto saranno 5 / 6 ed è un grande numero, è veramente un impegno molto importante, quindi diciamo che c'è una certezza per i genitori che sceglieranno di attribuirvi a voi la loro fiducia e anche ai ragazzi che vorranno venire a giocare e ad allenarsi alla calcistica Spinella, la garanzia che ci sarà una grande qualità e soprattutto una qualità aggiornata, quindi uno stile, diciamo così, di allenamento non vecchio del 1920 ma al passo con i tempi. Diciamo che siamo in evoluzione. In evoluzione, un programma nuovo. Io volevo fare, se possibile, un invito a tutte le famiglie di Meleto di venire a vedere cosa noi facciamo durante la settimana, dal martedì al venerdì ai campetti Surforo, dalle ore 15 alle ore 17:45, dove vedete con i vostri occhi cosa fa la calcistica, cosa fanno i mister in campo. E soprattutto direi anche il campo, che è perfetto, tutto a norma, tutto regolamentare, diciamo, anche a livello di sicurezza per i ragazzi. Diciamo che l'invito va dai bambini dai 4 ai 12 anni. Poi un altro invito particolare è che alle bambine, che in genere, voglio dire, c'è ancora un po' di resistenza a fare partecipare le bambine al calcio. Noi abbiamo, diciamo, un bel gruppo di bambine che si divertono più dei maschietti, perché è un programma diverso, non ci sono quegli stili che si pensa che vengono rovinate fisicamente, non esistono queste cose, li vedrete voi stessi con i vostri occhi, i giochi e le attività che faranno. E poi volevo dire, per quanto, visto che abbiamo nominato la struttura, la nostra è una struttura sicura e chiusa, quindi voi i bambini li potete lasciare e andare via o aspettare e vedere cosa fanno in campo. Sono sempre vigilati, in ogni campo ci sono almeno 2 mister, a volte sono 3 per ogni campo, e in più ci sono dai 3 ai 4 dirigenti per ogni seduta di allenamento per vigilare all'interno della struttura. Andremo a fare i tornei a Parma con tutte le categorie come l'anno scorso, dai primi calci fino agli allievi. Poi volevo dire un'altra cosa importante, la calcistica Spinella fa tutte le attività della FIGC, dai più piccoli agli allievi. Questa la cosa del calcio femminile è bella. Io avevo le mie compagne di liceo che erano matte per il calcio femminile, giocavano sempre, avevamo fatto la squadra del liceo che praticamente era composta dalle ragazze della mia classe, è una cosa bellissima, anche perché oggi ci sono veramente, le bambine sono poche quelle che iniziano a giocare, mentre già se ci spostiamo magari negli Stati Uniti vediamo come c'è un ambiente molto diverso, tant'è che arriverà adesso alla Roma, se non mi sbaglio, sempre dagli Stati Uniti, una dirigente, una ex calciatrice statunitense, e quindi già qua vediamo che c'è a livello dirigenziale un movimento, vediamo qui che cosa succede. Diciamo che noi ci riteniamo fortunati, perché effettivamente noi abbiamo diverse ragazzine che giocano in categorie diverse, ma quella è la cosa che è più importante, queste ragazzine con il resto del gruppo vengono integrate in un modo favoloso, diciamo, vedere le ragazzine e i ragazzini giocare insieme, come quando si va a scuola, come si fanno altre attività insieme, è veramente positivo per la società. Intanto è uno sport di gruppo, è una cosa importante, voglio dire, i ragazzi si formano anche a livello caratteriale, i ragazzi stanno insieme perché è l'unico forse momento in cui oggi si può, diciamo, si socializza di più, perché si tende a isolarsi per tanti motivi che non sto io qui a spiegare, voglio dire, ma ognuno di noi nelle nostre famiglie sappiamo. Abbiamo fatto una parentesi, ora per i tornei ne abbiamo parlato, che faranno tutte le categorie, ci saranno quelli che andranno su a marzo, nel mese di marzo, che saranno esordienti e un gruppo di giovanissimi, e poi a maggio ci sarà il torneo per tutti, dai primi calci agli allievi. Fatta l'esperienza l'anno scorso
che possiamo dire che sono delle esperienze irripetibili sia per i ragazzi che vanno a Parma a giocare nel centro sportivo di Parma, e dove poi tra il primo e il secondo tempo della partita Serie A che corrisponde a quella giornata, e i ragazzi passano dentro i tardini, vengono applauditi da tutti, vengono premiati davanti a tutti, voglio dire, i giocatori di Serie A e diciamo, gli spettatori che vanno a vedere la partita. Sono delle cose belle da vivere lì, su, diciamo, al sul momento. Sul campo. Da vivere con la V maiuscola. E quindi tutti alla calcistica, Spirella, rinnoviamo l'invito e noi ringraziamo il presidente Giuseppe Vadalà. Volevi aggiungere qualcosa? E poi chiudo. E volevo dire che noi quest'anno, pure non essendo voglio dire nostra la Futsal, abbiamo voluto fortemente fare il campionato di seconda categoria o la Futsal, che altrimenti senza la calcistica, qui lo dico poi davanti a tutti perché è giusto che si sappiano, non si sarebbe fatto, perché la Futsal aveva problemi di iscrizione al campionato, perché costa quel che costa, e noi insieme, oltre alle spese che abbiamo da affrontare ogni giorno, ci siamo messi sul tavolo a discutere e abbiamo formato la seconda categoria, che è la Futsal, che grazie alla calcistica Spinella è possibile andare a vedere il sabato quando gioca a casa e questa domenica che hanno il derby con la Condoforese. Ringrazio Telemedito e dello spazio che ci ha dato la calcistica Spinella. E lo spazio lo avrete sempre, ci mancherebbe, per queste cose, e sempre siamo contenti, c'è Bruno lì che sorride, è tutto contento. E allora grazie mille ancora tutti alla calcistica Spinella, grazie presidente, niente. Ci riaggiorniamo, quando ci sono le novità passa da qui, ci facciamo una bella chiacchierata. Noi sicuramente ci rivedremo per la prima visita del Parma, che Telemedito ha sempre seguito e mandato in onda. E quindi assolutamente ci vediamo. Tra meno di 15 giorni. Va benissimo, sì. Grazie ancora, e quindi noi il Gran Mattino torniamo tra poco. Pochi istanti. Gran Mattino in onda su Studio 95. Magazine di curiosità, gossip, informazioni musicali, stranezze e tutta la musica più bella. Radio Studio 95. Se muove.